pomeriggio a tutti da Maledetto per l'iSport Academy. È appena iniziata la 26ª partita del campionato di Serie C1 di calcio a 5, girone B. Campo Parioli contro Academy Fiorentino. Parioli maglia bianca che è il primo possesso della palla. Per il Fiorentino, giocato dietro in direzione di Galuppi. Si ferma Galuppi, l'apertura sulla destra per Emanuele che si sovrappone, punta l'avversario, lo salta e poi fermato dal compagno Funaro. Può partire il contropiede Parioli. Raddoppiato però, vince il contrasto solo per un momento. Passaggio dei 20 centimetri. Pallone però ribattuto, riconquista palla il Parioli. Giocato dietro poi per Fiore. Ora palla al capitano Mosca. Converge verso il centro il tiro di Mosca, fuori. Sulla destra ora Funaro. Gioca per Fiore. Apertura per Mosca. Punta l'uomo Mosca, non riesce a calciare. La ripassa dietro a Funaro. Ora Mosca. Mosca. Sulla linea di rete a capo Funaro. Non sa chi darla. L'apre sulla destra. Prova l'1-2. La conclusione. La grande parata da parte del portiere del Fiorentino. Calcio d'angolo per il Fiorentino. Pallone messo dietro per Emanuele Caspazio. La conclusione. La rete. Vantaggio del Fiorentino. Siamo il numero 9 Emanuele. Don Francesco. Pallone per Funaro. L'uomo torna dietro ancora per Don Francesco. Alza il pallone. Funaro non riesce a colpire il porta. Gradit vede il portiere in uscita. Calcio d'angolo. Galuppi. Pressato ora Coppotelli con il pallone in avanti. Don Francesco anticipa tutti. Funaro sul pallone. L'apertura sulla destra per Mosca. Mosca per Funaro. Entra verso il centro, non ha lo spazio per calciare. La passa a Don Francesco, l'apertura sulla sinistra per Mosca. Pensa alla conclusione Mosca, non ha lo spazio. Attenzione a Don Francesco, l'apertura di prima. Riesce a controllare il compagno, la ripassa da Don Francesco. La conclusione di Don Francesco, la parata del portiere. Rimessa laterale battuta dal Parioli. La conclusione è la rete di Don Francesco. Pareggio del Parioli, 1-1. Battuta rimessa laterale, indietro per Fiore. Prova la conclusione Fiore, alta. Dai, alza. Don Francesco sulla sinistra del Fiore. Avanza Fiore, si ferma. Salito per Giordano. Pensa alla conclusione col sinistro. La parata con i piedi davanti al portiere. Messa la terra in zona offensiva per il Fiorentino. Giocata dietro per Elidrissi. Galuppi. Tutta l'uomo lo salta. Galuppi non riesce a calciare. Tiene ancora in possesso il pallone. Arriva fino in fondo Galuppi. La parata da parte di Colaianni. Può partire il controvero il Parioli con Giordano, si vince il contrasto, anzi numero 2, l'apertura però intercettata, ancora Giordano, non calcia, l'apre sulla sinistra, poi tiro fuori. Dos Santos, l'uscita del portiere che riesce a parare il tiro, può partire il controvero il Fiorentino con Bastoni, avanza Bastoni, tiro deviato. Rossi, Fiore, poi Dos Santos, ripassa al 14, l'apertura sulla sinistra. Cambia metà capo il Parioli. Fiore, l'apertura sulla destra per Mosca. Rossi supera l'avversario. Rossi davanti al portiere. La parata di Ciotoli. Grande occasione per il Parioli. Rossi pressato da Bastoni. Può partire il numero 6. Rossi col fisico. Non riesce a passare al portiere. Poi può avanzare Fiore. Pallone intercettato da Galuppi. Avanza il 4. Poi Rossi. Ora il numero 14, la passa dietro per Rossi. Dos Santos, un po' di campo. Dos Santos col destro, la parata di Ciotoli. Pronto a ripartire Ciotoli. Giocato per poi sulla destra. Finisce il primo tempo. 1-1 tra Parioli e Fiorentino. Fischio dell'arbitro, inizia il secondo tempo tra Parioli e Fiorentino. Primo possesso di palla per la squadra in maglia blu. Guadagna subito una rimessa laterale. Riparte dietro il Parioli con Don Francesco. Chiamamento dei compagni. Mosca. Ancora per il numero 9. Cerchio di centrocampo. L'apertura sulla destra per Giordano. Rientra col sinistro. L'apertura in mezzo. Funaro porta avanti il pallone. Funaro colpisce il palo. Emanuele. La gioca per Galuppi sulla destra. Mezzo mattone, ancora Galuppi, poi Emanuele con numero 9. L'avversario l'apre poi sulla destra. Si chiude la triangolazione. Emanuele tiene il possesso della palla solo per un momento. Recupera il Parioli, contropiede, Funaro. Ancora Funaro. Davanti al portiere Funaro. Parte Ciotoli, vantaggio del Parioli 2-1. Calcio d'angolo per il Parioli.
Giordano, 1-2 con Mosca, pallone messo in mezzo, Funaro sotto porta, scivolata e 3-1 per il Parioli. Don Francesco gioca per Giordano, ancora Don Francesco. Mosca alza la testa, dice di servire il numero 9, ancora per Mosca sulla linea di metà campo, pallone sulla sinistra, ora giocato dietro, gira palla il Parioli. Mosca vince il contrasto, apertura sulla sinistra, Bottiglieri col destro e sotto porta Giordano, 4-1 per il Parioli. Mattone la gioca sulla sinistra per Galuppi, ancora Mattone per Emanuele, punta l'avversario, rientra sul destro, ancora Emanuele, complicato, recupera il pallone Emanuele, la parata davanti del portiere con la Ianni, giocato dietro il pallone recuperato Bottiglieri, davanti al portiere Bottiglieri, la parata da parte di Ciotoli, nulla un contro uno non sfruttato dal Parioli, può partire il contro di Ferentino, intercettato, calcio d'angolo per il Parioli, la terra in mezzo fiore, la ripassa dietro Mosca, non calcio, ora sì la parata del portiere ancora una volta, rimessa per il Ferentino in zona offensiva, la gioca dietro per Galuppi che ha il movimento del compagno, siete a tornare dietro per Galuppi, passa dietro al portiere, forte, forte, gioca in avanti Ciocchetti, spalla la porta, pressato da Funaro che prova il destro, Funaro batte il portiere, 5-1, altro gol di Funaro, Giordano, Fiore, le due squadre aspettano la fine della partita, c'è il triplice fischio dell'arbitro, finisce la partita tra Parioli e Ferentino, vince il Parioli 5-1. Saluto da Emanuele Diritto per Live Sport Academy.